Intanto fide carica le diapositive. Buongiorno a tutti, io sono particolarmente commosso anche dalla presentazione, diciamo, di Giangi, ma sono molto contento di essere qui perché, diciamo, mi sento in mezzo a degli amici e non a delle persone con la malattia. Molti, diciamo, di queste persone mi hanno accompagnato nel corso della mia, diciamo, lunga carriera. E, per esempio, Tony Marra, che mi è seduto davanti a noi, insomma, abbiamo cominciato nel 1997, che ricordavamo il nostro primo incontro presso l'associazione di Mestre, quando eravamo ancora giovani, belli e forti, e ne abbiamo fatta di strada, vero, insieme. Ne abbiamo combinato di cotte e di crude, tra cui anche questa esperienza che citava Gianni. Quindi ringrazio Parkinson Italia per questo invito, è veramente un onore per me essere qui. Mi è stato dato un po' così il titolo di parlare di riabilitazione, per cui per andare avanti devo andare a qualche problema tecnico. Allora, fin tanto che non va la prima slide, io ricordo sempre, per andare avanti questo. Io tutti i giorni che mi chiedo dunque quanto fortunato sono stato e sono tuttora, perché in tutta la mia vita ho avuto la fortuna di lavorare in posti bellissimi. Ho lavorato a Venezia in centro storico, l'ospedale Fontana dei Fratelli, un palazzo del 1500. Poi ho avuto, diciamo, la fortuna di andare a lavorare a Villa Margherita, che è questa struttura che vedete qui. E poi sono l'avvocato Paolo Fresco, che non so se tutti conoscono, che è stato un grande manager della General Electric e che ha fatto fortuna negli Stati Uniti. Poi per gli ultimi 5 anni è diventato amministratore delegato della Fiat con Gianni Agnelli. Insomma, grande carriera, uomo di successo, però ha la sfortuna di avere una moglie della quale lui era innamoratissimo, la sua Marlene, una donna di una bellezza straordinaria, la modella preferita di Christian Dior, che viene colpita da una forma severa di parkinsonismo. E allora decide, non avendo ovviamente eredi, decide di devolvere tutta la sua, diciamo, fortuna a creare questa fondazione che si chiama Fresco Parkinson Institute, che è questo, vedete, quel building che vedete lì, quell'edificio, situato nel punto più alto di Fiesole. Quindi vedete là in alto, quello è il mio ufficio, quello là in alto, sono 4 pareti di vetro dalla quale domino, vedo tutta Firenze, no? Quindi potete immaginare la bellezza e quanto ispiri questo luogo. Infatti i progetti più belli sono nati lì, insomma. La prima cosa, quando l'avvocato Fresco mi chiamò e per offrirmi la posizione di direttore, io gli posi una domanda ben precisa: Paolo, qual è la tua mission? E lui mi rispose questo che vedete stesso: io vorrei cercare di provare, cioè di migliorare la qualità di vita delle persone con questa malattia insieme ai loro familiari. Allora ho detto, bene, mi piace perché è quello nella quale io ho sempre creduto, e allora abbiamo cominciato a fare questa avventura. E un po', diciamo, i principi sui quali si ispira la Fondazione Fresco è quel triangolo che vedete, dove all'apice della piramide sta la ricerca, nel senso che si investe molto nella ricerca. Per esempio, noi mandiamo giovani neurologi specializzarsi presso la New York University, dove abbiamo un dipartimento con delle borse di studio, e promuoviamo dei progetti di ricerca sia in Italia che anche negli Stati Uniti, perché siamo convinti che qualsiasi cosa che noi vogliamo proporre, sia in termini di modelli di cura che in termini anche di qualsiasi cosa, debba essere supportato da una robusta evidenza scientifica. E quindi la domanda è della riabilitazione, no? Perché mi è stato chiesto di parlare della riabilitazione. Un po' immagino, perché io sono dedicato la mia vita alla riabilitazione, essendo sia un fisiatra che un geriatra, no? E la domanda quindi che bisogna anche chiedersi: per quale motivo è importante oggigiorno, no? La prima considerazione che noi dobbiamo fare è che tutto, cioè il nostro comportamento, il nostro modo di agire, di fare, pensare, è la risultante di tutta una serie di reti di neuroni, da microneuroni fino a grandi circuiti, che determinano praticamente il nostro modo di essere e di fare.
E questo ovviamente ha a che fare con la plasticità neuronale, che è una cosa molto importante perché ci consente, questi neuroni sono continuamente dunque in contatto tra di loro, pronti a cambiare, a modificarsi in base a stimoli interni o esterni che vengono, ovviamente, che noi riceviamo quotidianamente. Quello che in questa malattia è che questi, che è tipico proprio di processi neurodegenerativi cronici, no? Come Parkinson, vanno a alterare la fisiologica, vedete, scarica neuronale che il neurone ovviamente esercita. E quindi comporta quella che viene definita una plasticità aberrante, che non è più normale. E quindi all'alterazione di questi, diciamo, funzionamenti, di questi network che noi abbiamo, no? Nel cervello. Quindi questo per dire cosa? Che è importante capire questo concetto quando parliamo di riabilitazione, perché andiamo un po' a sfatare un falso mito secondo il quale il Parkinson, essendo una malattia cronica degenerativa, non ha plasticità. Ormai è inutile fare riabilitazione perché praticamente è una malattia che. E invece la scienza ci dice tutt'altro. Ma quale deve essere quindi la riabilitazione? È quella che vedete lì, in quei quattro cerchi, deve avere quelle quattro componenti. Oggi scientificamente non lo possiamo dire, e vedete i due cerchi che ci sono sulla parte destra, che parla di intenso e aerobico. Quindi sono due caratteristiche che fanno dell'esercizio fisico aerobico che deve essere appunto ad alta media e ad alta intensità. Per cosa? Per stimolare questa plasticità sinaptica, no? Dei neuroni, cosa che avviene nella malattia di Parkinson. Quindi questo è molto importante come concetto. E quindi la scienza appunto ci dice che se noi acquisiamo uno stile di vita basato quindi su un esercizio regolare fisico di tipo aerobico ma di alta intensità, cos'è che avviene? Mi tonega immagino, no? Che avvengono tutta una serie di meccanismi, come vedete la bilancia pende verso il positivo, quindi stimola la neuroprotezione, la neuroplasticità, la neurogenesi, riduce la neuroinfiammazione, dall'altra parte lo stress ossidativo, quindi fa solo che bene. È una vera e propria medicina. Non sono i farmaci la medicina che cambiano il decorso della malattia, ma è questo, è l'esercizio fisico di tipo aerobico ad alta e media intensità. Quindi questo è una cosa che va detto. Però dobbiamo anche dire, si è bloccato. Dobbiamo dire che non è sufficiente però, cioè fare riabilitazione, cioè fare solo esercizio fisico per assolvere tutti i bisogni della riabilitazione. Cioè il concetto antico del mens sana in corpore sano è tuttora valido, però è anche nello stesso tempo è un concetto, diciamo, ambiguo, perché ci potrebbe far trasmettere il messaggio che sia sufficiente solo camminare, correre per aver fatto il nostro dovere. E quindi avere fatto la riabilitazione perché questa malattia necessita. In realtà non è così. La riabilitazione deve essere cosiddetta goal-based, vuol dire finalizzata ad un'azione, come quella che fa il fisioterapista quando rieduca, per esempio, a camminare una persona con Parkinson. Ok? In realtà, questo quando lui gli dice allunga il passo, comincia a camminare, questa è una perfetta azione cosiddetta goal-based, finalizzata all'azione di camminare. Però anche qui manca un tassello, perché se il fisioterapista continua a far camminare l'asta il paziente, cosa farà? Consoliderà un cammino di tipo dispersionale, che è quello idrocinetico, quello che è tipico della malattia. Ed ecco perché è importante Ho capito, questo avrai giù quarto giardino. tassello, che è questo della riabilitazione cognitiva motoria. Quindi è così abbiamo chiuso il cerchio, perché? Perché dobbiamo andare di nuovo a riprendere, a riapprendere il motor learning, lo chiamano gli anglosassoni, i programmi motori che sono andati ovviamente persi con la malattia, che possono essere riappresi. Quindi anche in varie fasi, voglio dire, delle malattie. Non è vero che nelle fasi medie e ultime non ci possa essere una capacità. Vi è ridotta, ma però c'è ancora la possibilità. Ed ecco, questo è un concetto molto importante. Scusate, ogni tanto si. Eh sì, se tu le sveglia, se vai direttamente su un piccolo anziano, si apre poi la borsa. Ok, e questa era la spiegazione, ecco perché cognitivo motorio, perché ormai la scienza ci dice che se noi andiamo a stimolare il paziente con una riabilitazione di tipo cognitivo motorio, noi andiamo ad attivare delle vie neuronali che sono perfettamente circuiti funzionanti nel Parkinson, la corteccia. Quello che non va bene e che è un po', diciamo, intaccato dalla malattia è la sottocorteccia.
E quindi bisogna insegnare alle persone questa malattia a utilizzarla. Vuol dire semplicemente, questa è una delle evidenze scientifiche più eclatanti, che quando noi chiediamo a una persona che ha un camino, no, tipico di malattia, di prestare attenzione e di allungare, diciamo, il passo e di muovere le braccia superiori, lui lo fa perché attiva quel circuito che è perfettamente funzionante. Questo ha aperto quella pagina enorme della letteratura scientifica, veramente c'è una ricchezza di lavori, di quelle che sono le tecniche riabilitative per massimizzare l'attenzione, vedete qui il reportage, ma non ci fermiamo. Ed ecco, questo è un po' il sunto di come deve essere la riabilitazione, di quello che ho appena detto. Deve essere quindi un training di tipo aerobico, l'esercizio no, aerobico ad media intensità, e deve essere però sia goal-based, cioè finalizzata ad un'azione, che cognitiva motoria. Questo perché, vedete, determina tutta quella filiera di fenomeni nel cervello che porta poi a una riorganizzazione di quella che è la mappa corticale. La riabilitazione è importante anche in quello che sono i disturbi assiali. I disturbi assiali li conosciamo tutti, sono i disturbi della postura, disturbi dell'equilibrio e i disturbi del cammino. Ecco, dove la terapia farmacologica e anche le terapie avanzate fanno poco. Ahimè. Quindi la riabilitazione, diciamo, è l'unica arma che abbiamo per poter in qualche modo contrastare o addirittura migliorare. Oggi la scienza ce lo dice in maniera molto chiara, se fatta in maniera appropriata. Vediamo per esempio i disturbi della postura, scusate un attimo. Ecco, queste sono due immagini, vedete, di due persone che cominciano a presentare delle iniziali, diciamo, problematiche posturali che accompagnano questa malattia. Però queste due persone sono entrate in ambulatorio e erano vestite. Avevo una camicia su, quindi c'è stato bisogno. Quindi è chiaro che se un neurologo ti vede, non è che ti fa togliere la camicia tutto, che tu hai la possibilità di cogliere in questa fase le alterazioni posturali dove si può fare moltissimo qui. Okay? Invece ce li mandano noi quando sono già a 90 gradi, e la cosa ovviamente è più complicata. Questo per dire che bisogna anche chiedere l'opinione anche dello specialista, che è il fisiatra, cosa che non viene fatta regolarmente. Quindi questa è una cosa molto importante, cioè bisogna in qualche maniera, cioè, se io ho un problema ginecologico andrò dal ginecologo, chiaro, e se ho un problema alla colonna di tipo posturale, il neurologo lo dovrebbe inviare al fisiatra. Perché? Perché il fisiatra può cogliere fin dall'inizio delle problematiche posturali e predisporre, quindi prescrivere dei programmi riabilitativi che possono riallineare, ricorreggere perfettamente il problema, prevenendo anche quelli che possono essere poi i problemi di lungo andare. E qui la riabilitazione ha fatto veramente molto, sia sì, dal punto di vista della palestra che dal punto di vista anche con l'acqua in piscina e con l'idroterapia. Questo è uno studio che ho fatto, l'ho portato perché sapevo che c'era il professor Antonini, abbiamo molti anni fa fatto uno studio sulla rieducazione posturale in acqua insieme a lui, quando lui lavorava ancora al San Camillo a Lido, no, nella Patagonia della Laguna Veneta, perché era veramente un pozzo, lasciamo perdere, e avevamo disegnato un programma di esercizi specifici per la postura e abbiamo visto dei risultati, insomma, interessanti in termini di riallineamento, come vedete, posturale sia sul piano sagittale. Abbiamo replicato recentemente uno studio con una posturografia tridimensionale, siamo adesso in grado di costruire vertebra per vertebra tutta la colonna, e quello che stiamo vedendo è che non è mai solo una Pisa sindrome davanti a una, scusi, Pisa latero o una acantocornia, è sempre una rotazione terrachide che a seconda del livello in cui cede va in avanti oppure a destra. E quindi questo studio ha confermato anche che, insomma, è molto efficace il trattamento, diciamo, riabilitativo per la colonna in acqua. Per l'equilibrio, ecco, giusto per ricordare che è un problema di equilibrio, queste sono le cause per le quali una persona con Parkinson può cadere, ma non stiamo qui a fare, diciamo, entrare nel merito, però per dire che la persona con Parkinson è una persona che ha mille ragioni per cadere e quindi di essere preoccupato, quindi deve tenere in considerazione che quando cominciano i primi disturbi dell'equilibrio bisogna andare subito a farsi vedere, perché si può fare moltissimo. Moltissimo, e questa era solo una slide vecchia, ma io la faccio vedere per sempre perché dà l'impatto del costo della comunità europea, ancora verrà nel 2019, vi dico adesso i costi che sono Sente male, però. esorbitanti, Sì,
come conseguenza, diciamo, delle cadute, perché una caduta comporta spesso accesso al pronto soccorso, esami, accertamenti, a volte c'è la frattura, ricovero, intervento chirurgico, poi la riabilitazione, che spesso non è mai molto breve, eccetera. Quindi costi per i servizi Ah, i sanitari, molto cornetti mi importanti. sembravano Quindi belli. bisogna prevenire, la riabilitazione fa moltissimo, sia in palestra che anche in acqua, e questo è interessante perché anche per dire che non solo va trattata dal punto di vista fisioterapico, cioè la riabilitazione dell'equilibrio, ma anche dal terapista occupazionale. Questo è uno studio che dimostra una cosa molto interessante. Il terapista è una popolazione di persone con un PSP, che è un parkinsonismo, no? Atipico, che sono persone che tendono a cadere con una elevata, diciamo, percentuale. Ed erano, come vedete, tutto il cerchio rosso che vedete qui, erano ad alto rischio di cadute tutti. Cadevano più volte anche al giorno. Allora, un intervento di terapia occupazionale, innanzitutto è andato a verificare quali sono a casa i setting dove maggiormente cade la persona. È venuto fuori che nella Questo doccia, dovrebbe fare la bagno cosa. e nella vestizione. Allora, individuati questi due campi, sono state predisposte degli interventi in terapia occupazionale, quindi anche addestrando il caregiver, che vedete, il 50% è passato da un alto rischio a un medio rischio e addirittura una quota verde che vedete a basso Questo rischio. dovrebbe fare Qui anche non c'entra il fisioterapista, il fisiatra, qui abbiamo a che fare col terapista. Quindi la visione è un l'ambiente po' più aperta di e tipo se c'è il rischio multidisciplinare. Il di cammino alla malattia di Parkinson. cadute Quattro parole. E tutti del noi conosciamo quello cranio che è tutta il cammino, la no? Il cammino per ipocinetico con esempio l'induzione. Allora, ci siamo divertiti a fare della speculazione. Abbiamo voluto andare a vedere, no? Insights sulla terapia acquatica nel Parkinson attraverso forte, non ho nulla. l'induzione. Stiamo adesso, dobbiamo inviare questo articoletto. E allora siamo chiesti per quale ragione, diciamo, i nostri ancestori sono scesi dagli alberi e hanno cominciato, camminavano sulle quattro zampe, a un certo punto hanno deciso di mettersi su due piedi. Che cos'è che ha determinato questo? È ancora una domanda da 1 miliardo di dollari questa. Però tra le varie teorie dell'evoluzione, ce n'è una interessante che parla dell'epoca post-glaciazione. A un certo punto, diciamo, i nostri antenati sono stati costretti a andare a cercare il cibo in acqua perché ovviamente non ce n'erano, e hanno sperimentato per la prima volta quello che è la spinta di Archimede, cioè la spinta all'allineamento. E questo dunque è una prova indiretta un po' a Lucy, che è l'epitecato australopiteco che è stato trovato, vedete, in una zona in Etiopia che attualmente è desertica, ma all'epoca passava un grande corso d'acqua. E vedete anche tutte le trabeculature ossee della tibia tarsica che dimostrano che Lucy aveva imparato a stare in piedi. Ma la ragione quindi per la quale ha imparato una grande lezione è che stare su due piedi in verticale rispetto a quella posizione che vedete le prime due comporta dal punto di vista ergonomico un minor dispendio di lavoro tra agonisti e antagonisti. E quindi questo per dire che cosa? Un'altra cosa che ci ha incuriosito è che il nuotare e il camminare sono controllati da entrambi da un network di neuroni spinali che fanno riferimento a quello che viene definito il central pattern generator. Che cos'è che fanno lui? Lui è capace in determinate condizioni di produrre degli stimoli da solo, in assenza quindi di stimoli ascendenti, cioè discendenti dal cervello o dalla periferia, dei movimenti che sono ritmici e coordinati, compatibili con la locomozione. E qual è l'animale che rappresenta il passaggio dal moto al cammino? È la salamandra. È stata studiata la salamandra, la cinematica proprio del modo di camminare è una camminata quadrupedica che quando esce dall'acqua, e abbiamo verificato che è la stessa cinematica del bambino i primi mesi di vita. Quando gattona il bambino si trascina e cammina esattamente come la salamandra. Poi il bambino che cosa fa? Il bambino a un certo punto dopo un anno deve mettersi in piedi e quindi conosce la forza di gravità. Ed è la grande sfida, no? Che Quello lo di faccio bene. ricade, ma a un certo punto impara a trovare il suo equilibrio. Ma quindi abbiamo voluto testare che cosa avveniva delle persone con questa malattia, no? Mi dicono che E non risultate che hanno anche una postura che c'è tende acqua. ad andare un po', no? In avanti, che
farli camminare in acqua. Che cosa è che veniva a fare? Come vedete, i dati sono particolarmente interessanti perché hanno evidenziato una cosa che secondo me è molto significativa, che non vi sono differenze significative tra il Cammino e il cammino del gruppo di controllo senza la malattia di Parkinson sotto acqua. Quindi sembra che sotto la malattia paradossalmente non esista. Cioè camminavano esattamente le persone come le persone che non hanno il Parkinson. Ok? Quindi la forza di gravità probabilmente svolge una grande, diciamo, il problema su quello che è la cinestesia e la capacità del mantenimento della verticalità. E sappiamo che le persone con Parkinson hanno problemi a livello, diciamo, sensoriale, in particolar modo per quello che è la propriocezione. Poi, un dato interessante, ci siamo chiesti, ma quanto durano gli effetti dopo un trattamento che facevano da lunedì al venerdì per un mese? Duravano 2 settimane per poi perdere di efficacia se non facevano più niente. Viceversa, se invece facevano 2 volte alla settimana, mantenevano. E ultimo dato interessante di questa ricerca è stata che sono migliorati di più le persone più gravi, che avevano quindi più problemi, il passo più lungo l'hanno aumentato maggiormente. Quindi anche questo. Questo ci ha portato quindi a pubblicare le linee guida internazionali per l'idroterapia, che vedete a destra, le abbiamo tradotte in lingua italiana, che vorrei poi passare anche a Parkinson Italia, perché sono molto utili. Quello volantino spiega esattamente, come potete vedere, la frequenza, quanto spesso, l'intensità, la durata e la tipologia di esercizi che potete andare a fare in qualsiasi piscina. Ok? Quindi è una cosa quindi molto, come si dice, abbordabile da parte di tutto, perché questo è che noi dobbiamo proporre. Perché per quanto riguarda anche tutta la tecnologia, la robotica, vi faccio vedere un po' di slide, l'Ocomat, l'esoscheletro, bellissime cose per la ricerca, ma anche per pochi eletti, quanti possono accedere ai trattamenti. Quindi noi dobbiamo cercare di proporre interventi, tipologie riabilitative che siano accessibili, quindi ecosostenibili. E verso la fine della riabilitazione, quindi quello che è il messaggio che vorrei che portate a casa è quello di che la riabilitazione deve essere necessariamente di tipo multidisciplinare. Non esiste fare la riabilitazione solo col fisioterapia. Questa è una malattia complessa, è una malattia dove ognuno ha i sintomi variegati in un modo del tutto individuale, perché nessuno di voi è uguale per terapia, per evoluzione e per anche unione di sintomi, che sono tantissimi sintomi. Quindi necessita la presa in carico da parte di un team di tipo multidisciplinare. Queste sono le linee guida, quindi appena uscite e pubblicate, ho avuto la fortuna di essere uno dei 2 co-chairs, che abbiamo pubblicato di come debba essere la riabilitazione oggi moderna. E abbiamo stilato, come vedete, tutta una serie di decalogo su quelli che sono i principi chiave della riabilitazione, di come debba essere costituito il team interdisciplinare, di quali programmi noi dobbiamo prescrivere, e l'intensità, la frequenza, il setting e ultimo ma non meno importante, l'education, il training, la formazione e l'addestramento, che è una cosa molto importante. L'abbiamo stabilito poi fase per stadiazione di malattie, fasi iniziali, fasi medie e fasi avanzate. Una breve citazione poi per quello che riguarda gli interventi complementari, perché la riabilitazione ovviamente non può assolvere tutti i bisogni, diciamo, nel quotidiano, nella continuità, quello che è. Quindi dobbiamo anche ricorrere a questi interventi che la letteratura ci dice che sono efficaci. Sono innanzitutto che poi garantiscono la continuità, perché sono, diciamo, socialmente molto più stimolanti che camminare in palestra sopra una tapirula, un treadmill, che è una noia mortale. Un conto è andare a ballare e suonare. Questo è solo per farvi vedere alcune, li conosciamo, Tai Chi, eccetera, tutte yoga, Nordic Walking. Questo è il cervello di una persona che suona uno strumento. Vedete, è un cervello che si illumina, guardate quanti circuiti. Questo per dire la musica cosa può fare più di per sé. Solo la musica, ascoltare la musica, suonare la musica, produrre la musica. Questo perché la musica va ad stimolare non solo la corteccia sensorimotoria, che è quella che attiva la fisioterapia tradizionale, ma attiva anche la corteccia limbica e associativa, soprattutto la limbica mesolimbica. E quindi è molto più completa anche.
paradossalmente, no? E se vogliamo sapere che cosa produce la musica dal punto di vista scientifico, tutti quanti vi consiglio di leggere questo libro di Oliver Sacks, il quale era interessante, non ho il video del sonoro perché non funziona, farvi ascoltare che cosa questi scienziati di Stanford sono riusciti a sonificare i pensieri nel cervello. E viene fuori veramente un pezzo di Miles Davis, cioè una cosa incredibile, perché il cervello è in continuo, no? Movimento, in continua interconnessione e produce dei suoni. Se vengono comunque sonificati è una cosa molto molto interessante. E ancora si è bloccato. Ecco, questo era uno studio che anche giusto per dire, no? Che il riconoscimento emozionale della musica è un fattore universale. Non è condizionato quindi da culture e da razza, perché questo studio è fatto dalla popolazione di Mafa in Africa, dove non erano mai entrati in contatto con la popolazione nostra occidentale, gli hanno fatto ascoltare dei pezzi di musica blues, classica, jazz, irlandese tra l'altro, e dovevano abbinare quelle tre espressioni, il tipo di musica sulle tre espressioni. Hanno fatto le stesse performance delle persone che vivono negli Stati Uniti, in Europa. Quindi questo è un dato però interessante. In questa malattia abbiamo delle problematiche nel riconoscimento delle emozioni attraverso la musica e soprattutto abbiamo difficoltà nel riconoscere due emozioni che sono la paura e la rabbia. Che guardate bene, sono le emozioni più ancestrali dal punto di vista genetico. Quando l'uomo deve scappare dai pericoli o deve difendersi, no? E in questa malattia abbiamo una ridotta capacità anche di sincronizzazione in risposta ad un battito musicale. Si fa fatica a stare dietro e soprattutto quando viene chiesto di passare dal lento al ritmo, cioè al veloce. Quindi questa fase di passaggio però si può fare. E quello che viene usato nella riabilitazione è una componente della musica che è il ritmo. Ritmo che è quello che ovviamente tutti noi usiamo riabilitatori per promuovere ovviamente il freezing of gait, no? Per disturbo del cammino, perché la scienza ci dice che va ovviamente a lavorare in profondità nel cervello, ma anche a livello della corteccia, e anche vedere, eccetera. Questo è un lavoro giusto per dire che è importante anche il tipo di battito, di beat, perché se la musica ha un high groove, la chiamano nel Brussasso, ha quel groove che ti fa muovere, che elicita il movimento, è molto più efficace. Hanno visto che la musica irlandese, cioè se voi andate in un pub, io faccio questo esempio, ma vi sfido a farlo, se non l'avete fatto, fatelo. La prima volta che andate in Irlanda, entrate in un pub e parlate col vostro partner, se c'è un gruppo di musicisti irlandesi che sta suonando in un angolo, il vostro piede comincia a muoversi, anche se voi parlate di divorzio o di problemi finanziari, il piede parte. Questo, ecco, quindi è molto potente. Quindi nella danza è stato molto utilizzato e la danza è un grande capitolo che è veramente florido di pubblicazioni sull'efficacia delle varie tipologie di danza, dal tango del coso classico a quella irlandese, che questo appunto sapevo che già si batteva là. Questa è il posto del diritto, il luogo del diritto, quella casupola gialla. Tony ride, anche Manuela, perché ci sono stati dentro e hanno bevuto, diciamo, un paio di buone pinte di Guinness. E dove è nato questo progetto di musica, diciamo, di danza irlandese ancora nel 2013, che è stata per me personalmente una delle più belle esperienze professionali che ho fatto, perché abbiamo passato veramente una settimana bellissima insieme, quasi quasi fosse poca dopamina, tanta Guinness, vero? È stata veramente bella. Quindi hanno fatto varie performance in giro, erano diventati delle star, sono stati intervistati, sono stati in televisione e quant'altro. E ha vinto l'Oscar praticamente della sanità in Irlanda nel 2013 come progetto non farmacologico, cioè progetto di ricerca non farmacologico. Un altro bel esempio è Dancewell, che molti di voi conoscono, che è quello di ballare, no? Dentro i luoghi artistici, i luoghi archeologici, perché il ballare in mezzo al bello migliora ulteriormente le performance motorie e non motorie. Abbiamo fatto uno studio che documenta che effettivamente ballare dentro un museo è molto meglio che ballare dentro una palestra molto triste e asettica. L'arte di per sé è un altro strumento che bisogna utilizzare in questa malattia. Questo è uno studio
che abbiamo fatto, abbiamo visto veramente dei dati anche qui, prima e dopo un intervento di arte, di laboratorio d'arte, che hanno lavorato per alcuni mesi, è migliorata per esempio la precisione del gesto motorio, prima dovevano centrare un punto sulla lavagna, vedete sopra, andavano tutti, per, non riuscivano, alla fine vedete come hanno centrato il target, quindi e tante altre cose, quindi molto importante. Quello che mi preoccupa un po' è questo, cioè il fatto della tecnologia. La tecnologia è una cosa estremamente importante e necessaria che viene avanti, però non vorrei che arrivassimo a questo punto. Cioè, noi abbiamo un patrimonio enorme, immenso, che è quello artistico, e dobbiamo usarlo nella maniera corretta. La tecnologia dobbiamo imparare a controllarla, a gestirla, e soprattutto anche a porci altre domande. Per esempio, stanno uscendo nel mercato innumerevoli prodotti, device tecnologici, di abilitazione, telemedicina, monitor, accelerometri, eccetera, oppure diciamo connessioni a software molto, molto belli, molto precise, ma pochi si stanno chiedendo se coloro che usufruiscono sono in grado di usarli. Perché quello che abbiamo visto noi invece è solo una piccola percentuale, quindi c'è un rischio di un grande investimento da parte dell'industria a fronte di uno scarsissimo utilizzo reale poi. E questo è un gap molto, molto, molto importante che dobbiamo cercare in qualche modo. Quindi bisognerebbe fare come hanno fatto a Vicenza, una bella molto cosa, hanno coinvolto gli studenti del liceo, diciamo l'indirizzo informatico, che prestano la loro esperienza ad insegnare in associazione Parkinson di Vicenza a utilizzare anche solo un palmare, accedere a un programma, entrare dentro una seduta di teleriabilitazione e tutto questo che ha a che vedere con l'informatica, perché se no altrimenti serve poco o niente. Ecco, il secondo elemento, molto brevemente, è quello dell'educazione, cioè dell'education, perché per la Fresco Parkinson Institute, per noi questo è forse la cosa più importante. Come vedete, che questa slide, vedete lì quell'iceberg? Quello che noi, un professionista, è in base bravo, in base a quello che lui ha studiato, ha praticato, ha acquisito, quindi training, 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 pratica. Ed è su questo che la Fondazione Fresco sta stressando attraverso la Fresco Academy, con dei corsi formando tutte le discipline di professionisti sanitari, ma anche professionisti non sanitari, come danzatori, arte terapisti, musicoterapisti, Nordic Walking, istruttori, yoga e quant'altro. Perché è di fondamentale importanza formare queste figure professionali, perché sono quelle che dopo nel territorio sono più facilmente accessibili e sono quelle che possono fare un enorme lavoro molto prezioso. E sono molto orgoglioso anche, soprattutto, di quello che stiamo investendo con Parkinson Italia in questi webinar, che per quarto anno, diceva Giangi, non siete soli, perché stiamo vedendo, innanzitutto vediamo un aumento anche di gente, perché abbiamo avuto 1.500 persone 2 settimane fa, da remoto sono andati a vedersi tutte le puntate, no? Sta crescendo, ma c'è un forte bisogno di informazione da parte vostra che noi professionisti diamo per scontato, quando in realtà non è così. E una cosa che noi chiediamo sempre, e rinnovo qui l'invito, se avete argomenti che vi fa piacere che vengano trattati, per favore scrivete a Parkinson Italia oppure alla Fresco, in modo tale che noi, quello che facciamo, raccogliamo il bisogno informativo e troviamo il miglior relatore per quell'argomento, perché siamo in grado di poter scegliere i migliori, non siamo legati a baronie universitarie, lobby, eccetera. La Fondazione Fresco è orgogliosa di dire che è una fondazione libera. È libera per un motivo molto semplice. L'avvocato Fresco ha detto: io ho avuto la fortuna di far fortuna in America, non in Italia. Ecco, con questo penso che sia molto chiaro, no? Quindi la formazione è importante, ma è importante la formazione anche su quello che è il team building, su insegnare ai professionisti che lavorano nel team interdisciplinare a lavorare, a comunicare tra di loro, che è la cosa che io vedo molto difficoltosa. Il paradosso è che abbiamo dei grandissimi professionisti che però non parlano con gli altri, vanno via per canali paralleli, ed è uno spreco enorme di risorse e di informazioni pazzesche. Quindi insegnare a lavorare insieme, insegnare ai neurologi, dico i neurologi apposta perché la figura critica proprio il neurologo tende
non voler, diciamo, a sedersi, ascoltare, discutere il paziente, sentendo magari l'infermiere, l'OS, sentendo il terapista occupazionale. Invece ha solo che da imparare, perché ognuno porta dal suo punto di vista dei tasselli che messi insieme completano, diciamo, il quadro. E anche un'altra cosa, insegnare ad avere un atteggiamento empatico, perché lo so che è una parola detta mille volte, però ancora si vedono sbattere certe diagnosi con una veramente disumanità, posso dire, o fretta, perché sarà poco tempo, allora lei, anche se ci vediamo tra 6 mesi, prenda questo. Quindi, è questa molto importante sulla quale noi siamo impegnati e vogliamo veramente andare avanti. E poi, ultimo, vedete, la Fondazione è impegnata anche nello studiare quelli che sono i modelli di cura, perché oggi quello che si può dire è che il modello di cura per questa malattia è necessariamente di tipo integrato, onnicomprensivo, di tipo multidisciplinare. E allora, perché questo? Innanzitutto perché c'è uno tsunami che sta arrivando, no? Quindi consideriamo questo. I numeri che avete visto adesso, che ha creato l'amico, sono sottostimati, perché da qui a 5-10 anni saranno decuplicati in arrivo. Quindi i sistemi sociosanitari devono chiedersi come affrontare questa problematica. Noi come fondazione siamo impegnati da anni nella ricerca di quello che potrebbe essere il modello ideale di cura. Stiamo imparando dalla New York University, dalla Parkinson Foundation, da altri centri di eccellenza e non ultimo, ma non meno importante, anche dal modello olandese. Il Parkinson Net, che ormai il Parkinson Net è da più di 10, quasi 20 anni, e sono, diciamo, molto contento che il professor Fassblum abbia deciso insieme al suo team di venire di sua spontanea volontà in Fondazione Fresco, perché per proporci un'alleanza, perché è rimasto colpito da quello che facciamo nei nostri centri di riabilitazione qui sia a Vicenza che a Gravedona, no? E lui, secondo me, per quanto Gravedona, dico molto semplicemente, perché in Olanda questo è il modello che vogliamo un attimo esplorare, che vedete tutto dalla parte sinistra. Gran parte delle cure si gestiscono a livello regionale, territoriale, domiciliare, ed è quello che fa il Parkinson Net. Il problema è che in Olanda hanno visto che se quando il paziente complica, qui c'è avere problemi di equilibrio di una certa importanza, problemi di postura, loro non hanno centri di riabilitazione come i nostri, vanno a finire in casa di riposo e li perdono. Ecco perché allora lui vuole il modello nostro, che è questo, cioè perché noi abbiamo un tipo di programma riabilitativo di 4 settimane intensivo, multidisciplinare, che adesso è stato appena pubblicato questo lavoro su 761 pazienti seguiti per più di due anni, che ha confermato che siamo in grado di portare gli outcome al massimo, cosa che Parkinson Net non è in grado. Dopodiché si attacca a Parkinson Net e si cerca di mantenere nel territorio. Quindi lui vuole fare questo con noi in Italia. In cambio mi ha chiesto di andare a aprire la Margherita nei miei in Olanda, no? Per cercare di vedere come questo modello che è completo possa in qualche modo funzionare con modelli anche di sistemi sociosanitari diversi, quello olandese e quello italiano, perché il tutto ovviamente è nell'ottica di una. In Italia che cosa c'è? C'è una grande torre di Babele. Qui ognuno legifera i piedi tutti quanti, quindi è veramente cioè, fa da ridere Arlecchino. Anziché essere lo Stato che dice questo è il PDTA, dovete attenervi a questo, ogni regione delibera il suo PDTA. E allora voglio dire, un'altra proposta che la Fondazione Fresco, nell'ottica di modelli non sostenibili, eccetera, perché sì, che va bene Villa Margherita Gredona, però sono a livello di ricovero e quindi hanno un costo per il sistema sanitario. Allora abbiamo voluto fare questo progetto che si chiama Casa Parkinson presso il distretto sociosanitario dell'Isolotto, che è il centro di Firenze col sistema sanitario di Toscana Centro, quindi utilizzando il sistema sanitario, no? Dove abbiamo scoperto, tra l'altro, che c'è un'abbondanza di fisioterapisti, 10 assistenti sociali, geriatri, fisiatri, neurologi, fisioterapisti, logopedisti. Hanno tutto, ma non sanno un accidente di Parkinson. Allora, la Fondazione Fresco che cosa ha fatto? Ha cominciato a formare, intanto, a formare singolarmente per discipline queste figure, ma anche facendo
fare corsi per farli lavorare insieme, quindi con simulazioni di casi clinici, discussione collegiale, lì è stato da ridere, vedere i neurologi, è stata una roba molto bella, eccetera. Però hanno capito quanto è importante sia invece stare lì ad ascoltare, eccetera. E da una parte, dall'altra parte li stiamo aiutando a implementare il modello di cura. Perché questo? Perché addirittura adesso c'è il geriatra che va a casa con l'infermiere, col sistema sanitario. Quindi è prematuro per dire come funziona, se sarà, diciamo, di successo, ma quantomeno è un tentativo di andare verso la sostenibilità e portare un approccio di tipo multidisciplinare nel territorio e a livello domiciliare. Abbiamo già 400 pazienti già reclutati, adesso andremo a valutare gli outcome e dopo vi sapremo dire. Innanzitutto vedremo la differenza con Villa Margherita e Casa Parkinson, se c'è una differenza e quanto sarà eventualmente. Per quanto riguarda allora il progetto olandese, qui c'è Giovanna Grando e Tony, la Regione Veneto ha deliberato, no, anche lei, il suo PDTA, che a dire il vero è un gran bel PDTA, no? Vero? Dicono di sì. Però è un PDTA che sulla carta con tutti. Ora adesso viene bello che quello di passare dalla carta all'implementazione. Abbiamo già cominciato a lavorare sfruttando questa, diciamo, occasione del professor Bloem olandese, cioè di implementare il Parkinson Net nella regione Veneto, insieme al professor Antonini, dell'Università di Padova, perché abbiamo vinto un grant europeo che ci consente, quindi abbiamo i soldi per poter iniziare la formazione di fisioterapisti, logopedisti, terapisti a livello regionale. Devo dire che la regione sta facendo il suo dovere, nel senso che ha già fatto la mappatura regionale di tutti i professionisti della riabilitazione che operano in tutta la regione, sia nel pubblico, nel privato e nell'accreditato, no? E quindi abbiamo grosse aspettative, perché quello che noi ci attendiamo, come il Parkinson Net, è di migliorare le cure, ridurre quindi le complicazioni, perché è inutile che ci parliamo, le complicazioni più importanti, se noi riduciamo le cadute, le fratture di femore, le polmoniti e aringitis, che sono un po' quelle che poi portano all'ospedalizzazione, certo, è in più un risparmio considerevole a livello di soldi, che è la cosa che interessa maggiormente ai nostri amministratori. In Olanda, a fronte di 1 milione di costo, hanno fatto risparmiare al sistema, tutto pubblicato, il sistema dunque sanitario olandese, la bellezza di 8 milioni di risparmio. Cioè, loro hanno messo 1 milione e ne hanno risparmiati 8. Quindi, secondo noi, è un'occasione imperdibile, dove Parkinson Italia deve fare la sua parte, e qui adesso Gianci, dove Gianci? Ma perché adesso arriva l'ultima slide, che so che sto facendo una violazione della privacy, ma purtroppo devo farla. E questa, cioè, l'album che sta uscendo, vedete qui. E perché noi siamo convinti che insieme possiamo farcela, e dove Parkinson Italia deve attivamente essere, diciamo, parte integrante di questo progetto, perché è di vitale importanza. Io con questo avrei finito, vi ringrazio. No, ringrazio Gianni, perché effettivamente, e anche il dottor Volpe e Daniele che avete sentito prima, perché comunque, diciamo, in tutti questi anni abbiamo condiviso un percorso, diciamo, prevalentemente io e Daniele, che ci ha portato, credo, a recuperare possibilmente una serie di realtà che erano un po' disgregate, che speriamo che progressivamente possano sempre più condividere i loro obiettivi. Il problema del Parkinson, di cui parlerò, mi avete chiesto di parlare oggi, riguarda prevalentemente il... Riguarda soprattutto... Riguarda soprattutto la gestione
dei periodi delle fluttuazioni motorie. Forse va avanti adesso. Vabbè, ma mi importa. No, 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 aspetta. Vediamo un po'. Avete tolto. L'avete tolto, ok. Senza ricevitore, non è cazzo. Serviva il Bluetooth. Fondamentalmente, il problema di cui vogliamo parlare oggi, sposto da nuovo più centrale. Vabbè, ma con la mano e con la freccetta. Ma fai il vento qua, dai, no, parte. Ma veramente aspetta un attimo, prendo questo, una bomba su questo, perché per mandarlo avanti purtroppo è questo. Sì, dai, clicco qua, infatti non è... cioè sostanzialmente il Parkinson non è che devo, sapete, come voi sapete bene, passa da una fase di relativo buon controllo nei primi anni di malattia a una condizione in cui invece cominciano a presentarsi dei periodi di buona mobilità e di scarsa mobilità. Questo, diciamo, ancora oggi non abbiamo delle terapie. Speriamo di averle a breve, perché in realtà molte delle sperimentazioni che abbiamo iniziato negli ultimi 3-4 anni dovranno portare ci daranno dei risultati, speriamo positivi, nel corso del prossimo 3-4 mesi, prima della fine dell'estate. Quindi se c'è la possibilità di modificare il decorso del Parkinson con le terapie attuali, lo sapremo fra 3 mesi, quindi, perché tutte e due le sperimentazioni in corso, dove noi abbiamo anche partecipato, si sono concluse e quindi stanno analizzando i risultati. E quindi l'idea di poter poi controllare meglio la malattia e il suo decorso, evitando appunto di trovarsi in questa fase in cui cominciano le fluttuazioni, potrebbe realizzarsi almeno in parte. Oggi, diciamo, noi siamo molto focalizzati nella gestione, molti di voi vivono queste fluttuazioni nel corso della giornata. Queste fluttuazioni cosa sono? Sono la somma di una difficoltà al mattino quando vi alzate dal letto, difficoltà che poi viene corretta dalla soluzione della terapia, la ricomparsa di momenti di crisi al fine dose, il ritardo nell'effetto delle pastiglie che molto spesso molti di voi hanno, le difficoltà che ci sono quando la pastiglia viene presa nel pomeriggio, verso sera, perché l'assorbimento viene rallentato. Questo sostanzialmente perché la levodopa, che è poi l'elemento cardine della terapia nel Parkinson, ha un'inibita, significa che dura nel sangue molto poco. Ecco, dobbiamo essere consapevoli che a oggi non c'è modo di modificare in maniera veramente importante la durata dell'effetto di questa pillola nel sangue, per farla durare di più. Perché la levodopa è un prodotto naturale, è un aminoacido. Di fatto, tecnicamente, lo potremmo quasi considerare un integratore, se non fosse che permette alle persone di muoversi. E però, purtroppo, come tutti i prodotti naturali, questa levodopa, se la assumi, viene utilizzata molto rapidamente dal nostro organismo. E quindi la quantità di levodopa che è disponibile per arrivare nel cervello è meno del 5%. Per quello le pastiglie contengono 100-200 mg. Se voi prendete una pastiglia della pressione o per il colesterolo, siamo nell'arco di 5 mg, 10, 20. Qua parliamo di 200. Ma perché? Non perché è tanta la quantità, ma perché è pochissima la quantità che da quello che voi prendete riesce ad arrivare poi nel cervello. E il viaggio della levodopa che ognuno di voi prende nella sua terapia è un viaggio molto complicato, perché intanto le pastiglie bisogna deglutirle. Allora, per deglutirle o le rendi solubili oppure le prendi come compressa, ma bisogna bere molta acqua ogni volta che le prendi. Perché? Perché la levodopa è un aminoacido. I nostri giovani che vanno in palestra e che cercano di aumentare i muscoli portano i bibitoni di aminoacidi. Quelli contengono molta acqua, perché l'aminoacido, se non lo diluisci, non viene assorbito. E la stessa cosa vale per le pastiglie di levodopa, Sinem, Etmadopa, Sirio, quello che è, generici vari che avete. Queste pastiglie devono essere diluite, e se non bevete dopo la loro assunzione, con la loro assunzione, purtroppo la pastiglia non viene assorbita adeguatamente. Anche perché la pastiglia di levodopa non viene assorbita nello stomaco,
viene assorbita qui nella prima parte dell'intestino. Quindi se non supera lo stomaco e lo stomaco è molto rallentato, purtroppo la pastiglia di levodopa non fa effetto. E poi una volta che entra nel sangue non è finita, perché dal sangue deve arrivare nel cervello, e per arrivare nel cervello deve essere trasportata, come tutti gli aminoacidi, da trasportatori che stanno nella barriera che separa le nostre cellule nervose dal sangue. E poi quando è arrivata lì che succede? No, non è finita ancora, perché deve essere trasformata in dopamina. Quindi il motivo per cui ci mette mezz'ora, 40 minuti, un'ora qualche volta la pastiglia per fare effetto, è perché il viaggio che percorre quella pastiglia è molto lungo. Non è come i farmaci della pressione, che una volta che sono sintetici, una volta assorbiti, fanno effetto immediatamente. Qua è tutto un percorso di trasporti, di viaggio, di qualcosa che la porta in giro e che la fa arrivare nel cervello. Quindi in questo meccanismo, purtroppo, c'è di mezzo la progressione della malattia. E quello che, diciamo, mi preme prima di tutto sottolineare è che non è vero che la levodopa perde effetto, voi lo sapete, però diciamo vorrei che fosse anche uno degli stimoli della nostra associazione e di Parkinson Italia, ricordare sempre che non bisogna avere paura di prendere la levodopa. Non è che se io la prendo dopo 5 anni in qualche modo mi sono salvato, messo da parte qualche risorsa per dopo. Purtroppo la malattia, se finché non avremo dei trattamenti biologici che modificano il decorso della malattia in maniera significativa, oltre ovviamente all'attività fisica, motoria, che ha un effetto benefico, ma di fronte al processo degenerativo, purtroppo noi siamo abbastanza impotenti a oggi. Possiamo rallentarlo un pochino, possiamo mantenere e sviluppare circuiti alternativi, ma non siamo in grado di interromperlo. Ecco, quello che succede fondamentalmente è che se voi avete un tot di cellule che ancora funzionano all'esordio della malattia, e purtroppo già quando esordisce la malattia si è perso il 50% di quelle cellule di funzionamento, perché la fase che intercorre tra il momento in cui realmente inizia il Parkinson e il momento in cui noi lo diagnostichiamo è molto lunga. Quindi in quei 5, 10, 15 anni di tempo è successo tantissimo nelle persone con Parkinson, solo che purtroppo passa un po' sotto traccia. È come quando hai un tumore e non te ne accorgi, perché magari non lo vedi. Noi oggi la prevenzione del tumore della prostata, della mammella, dell'utero lo facciamo con dei test, e lo facciamo perché siamo in grado di trovare, abbiamo dei marcatori. Ecco, noi stiamo lavorando tantissimo su questi marcatori per trovare il Parkinson nelle persone di 30, 40, 50, prima che divengano i sintomi. Perché quando ne sono già venuti i sintomi, purtroppo la metà delle cellule è già andata. E dopo 5 anni, 10 anni, il 90% di quelle cellule non c'è più. Quindi se non hai abbastanza cellule, purtroppo, non solo la levodopa fa meno e dura di meno, ma purtroppo qualche volta anche le cellule non ci sono ancora funzionanti, non ce la fanno a determinare un beneficio. E questo fa sì che se nelle prime fasi ancora sì, voi avete, vi ricordate i primi tempi quando avete preso la terapia del Parkinson, avevate un effetto abbastanza uniforme, con l'andare degli anni o prendete la levodopa, se no non vi muovete. E questa situazione qui che noi stiamo cercando di correggere, la stiamo cercando di correggere da due punti di vista. Uno, per quanto riguarda l'aspetto che, diciamo, serve per rallentare quella perdita, quindi con delle terapie che possano modificare il decorso reale della malattia, e dall'altro cercando di rendere più uniforme e più stabile l'effetto delle pastiglie, in maniera tale che attraverso dei trattamenti più magari più invasivi, ma che permettono una stimolazione più continua, noi possiamo ristabilire una condizione di maggiore uniformità. Questo è, diciamo, l'obiettivo, quello di far estendere l'effetto della levodopa o modificare il funzionamento cerebrale per renderlo più uniforme. Ora, purtroppo, diciamo, non abbiamo tante strategie a disposizione con le pastiglie. Per esempio, gli inibitori delle conta, l'opicapone, l'entacapone, l'opicapone soprattutto, allungano un po' l'effetto perché bloccano uno degli enzimi che elimina la levodopa a livello del fegato.
però non è, diciamo, un effetto del tipo wow, adesso dura 24 ore, ma si allunga di quella mezz'oretta, 20 minuti ogni volta. Molte persone dicono ma fa poco, però alla fine io dico un'ora in più di buon movimento, beh, insomma, è meglio che invece stare in crisi tutto il tempo, quindi vale sempre la pena combinare queste terapie. Però è importante, e questo noi stiamo cercando di farlo insieme al dottor Volpe e altri che sono impegnati in questa malattia, far capire ai medici che trattano queste persone col Parkinson, non solo qui ma in tutta Italia, in tutto il mondo, che sarebbe utile identificare queste alterazioni molto precocemente. Abbiamo creato dei percorsi per far capire, scusate se le diapositive sono in inglese, però diciamo il messaggio qual è? Questo aspetto dell'impatto funzionale della malattia è una cosa che molto spesso anche le autorità, i medici in generale non capiscono. Perché? Perché quando voi andate a fare le visite dei vostri medici, generalmente siete mobili, non vi vedono nelle condizioni di scarsa mobilità. Li vediamo in quelle condizioni quando le persone magari vengono ricoverate, stanno un periodo a fare la riabilitazione, allora siamo in grado di essere consapevoli. Cioè, se io vedo Gianni adesso, dico, ma tutto sommato stai bene. Ho visto Tony poco fa, gli ho detto, stai abbastanza bene, perché? Perché mi baso, il mio occhio si basa su quello che vedi adesso. Io non so come Tony o Gianni si trovano la mattina, probabilmente quando si svegliano la notte sono in difficoltà, i piedi piantati per terra, fanno fatica. Quanto è difficile cercare di correggere? È importante che il medico che ti cura sia consapevole che ci sono dei periodi di crisi. E questi periodi di crisi, bisogna dirvi, hanno un impatto sul funzionamento. Perché io dico, stare un'ora in crisi senza che puoi alzarti dalla sedia, e che oppure sei bloccato e sei bloccato a letto, è un problema, e noi su questo dobbiamo fare formazione. Io stiamo cercando di creare degli standard per cui invece di aumentare alle persone all'infinito la terapia, prendi più pastiglie. Io, diciamo, sono tanti anni che mi occupo di questa malattia, però è chiaro che ci sono tanti giovani che oggi escono dalla mia università, da altre università. Tante volte vedo che prescrivono degli schemi di terapia che dico, scusa, dico, ma tu te la prenderesti mai ogni ora una pastiglia? Cioè, ti prendi 20 pastiglie in 20 ore? Cioè, cerca di metterle insieme. Pensa che quella persona che hai davanti magari vuole avere una vita, cioè cerca di dargli magari dei periodi di intervallo di 3 ore, magari sa che per 2 ore può essere autonomo. Se tu gli metti una pastiglia ogni volta, quello non esce mai di casa. Per cui, però purtroppo infatti la terapia del Parkinson è così. Stiamo cercando di rendere, però è difficile perché purtroppo i nostri sistemi sanitari nel loro meccanismo di evoluzione, anche in neurologia, sono molto focalizzati su gestire i problemi acuti, infarto del cuore, ictus del cervello. Sui problemi delle malattie croniche hanno la sensazione che tutto sommato, vabbè, comunque ognuno se la smazza da solo, scusate il termine. Non è così, non è così. Andrebbe standardizzato il percorso riabilitativo. Non è così nei tumori, non è così. Se tu scopri di avere un tumore, bene o male, se vai a Reggio, Modena, a Bologna, a Padova, e trattano a Milano, e trattano allo stesso modo. Nel Parkinson no. Perché non dovrebbe essere così? È sbagliato. Dovrebbe essere che più o meno gli standard di base, quelli che chiamano i livelli essenziali di assistenza, quando vai in regione parli di LEA, quello che ogni regione dovrebbero essere per Parkinson garantiti dappertutto. Perché che cosa ci vuole andare a sapere che se tu hai, è inutile che aumenti le pastiglie sopra 5 volte, magari devi mandarlo in una struttura a far vedere se è il caso di fare una terapia avanzata. Poi quelle strutture devono essere attrezzate per proporre le terapie avanzate. Ora, il mondo delle terapie avanzate si sta complicando. Da un lato è un bene, perché abbiamo la stimolazione cerebrale profonda da tanti anni e abbiamo le terapie infusionali. Dall'altro è un male, perché se voi vedete quanti, adesso ne arriverà un altro ancora, sistemi di infusione noi abbiamo una terapia duodenale, a cui adesso è al Ministero, dovrebbero rimborsarlo, un altro tipo di trattamento duodenale con una pompa più piccola. Abbiamo 2 tipi di infusioni sottocute, uno diciamo più moderno e un altro più
visto che siamo qua vicino a Parma, prodotto dalla Chiesi, che però tutto sommato non garantisce un supporto, adesso poi ne parleremo, e abbiamo una terapia di levodopa sottocute e un'altra che potrebbe arrivare. Allora io dico, considerato che quindi noi avremo un sistema dove abbiamo tre tipi diversi di sistemi di stimolazione cerebrale profonda e tre aziende, e ognuna ha uno o due sistemi diversi, e ben attualmente ne abbiamo quattro, ma potremmo arrivare a sei tipi di pompe di infusione diverse. Quindi io dico, se non facciamo formazione e non spingiamo i nostri ospedali a occuparsi di questa malattia, sfido chiunque medico che non lavori in una struttura avanzata di capire quale deve scegliere. Sarà ovviamente sta creando un sacco di confusione nelle persone, perché tu quale devi fare? Allora, per esempio, delle terapie duodenali, ce n'è una, che è quella che si è sempre fatta con questa pompa che pesa un chilo, in molte nazioni è già autorizzata, stanno concordando un attimo sul prezzo, il ministero aveva detto mettetela in commercio, ma dopo aver provato quest'altra, però questa, vedete, dà la stessa quantità in una siringa molto più piccola. Il buco è sempre attraverso lo stomaco, però la diffusione è molto più piccola, il costo è leggermente più basso, e questa adesso, diciamo, è all'ultima, hanno mandato una richiesta all'AIFA, hanno fatto un'altra revisione, spero che verrà rimborsata. Che si deciderà di metterla in commercio, no, rimborsata sarebbe stata rimborsata, però sarà rimborsata come alternativa alla pompa più grande di infusione di duodopa. Quindi ci sarà una duodopa vecchia e una duodopa nuova che contiene un inibitore, tra l'altro enzimatico, che ne consente di mettere meno quantità di volume dentro lo stomaco. Come? Ah no, scusa. E quindi questo tipo di meccanismo noi sappiamo che queste infusioni funzionano. La differenza che c'è tra un infusore e l'altro è che con quello piccolo tu puoi dare lo stesso tipo di infusione garantendo anche dei livelli nel sangue più costanti nel tempo. Questo è perché contiene un inibitore enzimatico che ottimizza nel tacapone quello che era nel Contan, sostanzialmente nello Starevo, che è messo dentro nella soluzione e consente di dare una quantità più costante nel tempo. Per quanto riguarda le terapie sottocute, l'apomorfina, voi sapete, non, in Italia non è mai andata proprio, diciamo, non è mai stata utilizzata moltissimo, però in Francia, in Inghilterra, in Germania è molto popolare l'uso dell'apomorfina sottocute. Un po' in Italia c'è questo stigma che si chiama, c'è scritto morfina, però non c'entra niente con la morfina, cioè c'entra ma non ha l'azione della morfina. Però invece questo farmaco è sostanzialmente ha un'azione molto simile alla dopamina, perché contiene, ha una struttura chimica molto simile. Cosa succede? Che c'è per esempio un'azienda che propone questo diffusore nuovo con un sistema di supporto al paziente che è abbastanza ben strutturato, perché vengono a casa, ti telefoni, però costa di più. Costa quattro volte quello di quella vecchia, che però non aveva nessun supporto. Noi, per esempio, stiamo avendo delle difficoltà incredibili con alcune USA, anche nel Veneto. A Padova io sono costretto a dare il farmaco a pazienti che abitano all'Ido di Venezia. Ma mi sembra normale, però purtroppo è così, perché la USA di Venezia, che è grave, non vuole rimborsarla. Ho provato con il dottor Quadrara, abbiamo provato, niente, non c'è verso. Quindi adesso che la gente che abita a Mestre o a Venezia, addirittura a Lido, deve venire fino a Padova a prendersi il farmaco, perché sostanzialmente la farmacia di Mestre non te lo vuole dare, perché dice no, però usate l'altro. Ma come l'altro? Però il problema è che non hai l'assistenza, non puoi telefonare a nessuno, devi telefonare in ospedale, e ovviamente a Mestre non ce la fanno a gestire, neanche noi. Quindi è tutta una situazione, vedete, in cui le associazioni, i gruppi dei pazienti hanno un potere enorme, perché capisco che, diciamo, gli ospedali pubblici non gradiscono le associazioni quando gli dicono che sono bravi, quando invece gli dicono che c'è un problema non gradiscono molto. Però tendenzialmente, secondo me, voi avete un potere, avete il potere di essere anche elettori, e quindi questo, diciamo, quando iniziamo
30 anni, 25 anni fa, se dai con Pezzoglio fa l'IT, era un potere politico enorme, perché all'epoca era molto più, diciamo, in Lombardia era molto più organizzata il sistema sanitario, centralizzato. Adesso che fondamentalmente è centralizzato uguale, però, diciamo, ovviamente non è un po' più spostato sulla Cuzie, perché molte altre attività vengono fatte sul territorio da strutture private convenzionate, anche nel Veneto, ma magari vengono fatte bene. Gli ospedali dovrebbero capire che certi tipi di servizi devono per forza essere erogati alle persone, se sono qualitativamente migliori. Io dico, è meglio che io ti costringo a venire lì in ospedale tutte le volte che hai un problema, ma anche se tu paghi il doppio quel trattamento, utilizza un call center che è incluso nel servizio. Non è così banale spiegarlo alle farmacie. Io sono riuscito, a Mestre non sono riusciti, per dirvi un esempio. La stessa cosa si sta verificando per questa terapia con la levodopa sottocutanea, che vedete è un sistema che ha un vantaggio enorme, non tanto l'infusore in quanto tale, però diciamo qui dentro, in quel piccolo contenitore, vedete, c'è una quantità di levodopa che è quasi di un grammo e mezzo, cioè tutta quella che voi prendete in un giorno è in questo flaconcino. Questo è stato, dal punto di vista chimico, una rivoluzione, perché questa levodopa non viene erogata proprio come levodopa, ma con attaccato un gruppo, diciamo, di fosforo, che è un fosfato che viene separato immediatamente a cui viene, nel momento in cui viene iniettato sottocute, e permette a questa levodopa immediatamente di essere disponibile. Ora, la levodopa sottocute ha un vantaggio molto grande, un altro, che mentre quella che prendete per bocca passa nel fegato, il 90% di quello che prepara, e quindi è lì che viene metabolizzata tutta, perché l'intestino porta al fegato. Qua, se va sottocute, va direttamente in circolo, e una piccola quantità passa nel fegato, la maggior parte va subito nel cervello e viene trasformata. E soprattutto questo permette di utilizzarla per 24 ore al giorno. Quindi noi possiamo dare giorno e notte, anche con la pomofilosa, però con questa, la levodopa non stop. Ok? Quindi darla costante su 24 ore. Un cambiamento epocale, quello che con le pastiglie è impossibile raggiungere. Ora, diciamo, io ho avuto la fortuna di partecipare alla sperimentazione. Dico, questa è la pompa vecchia che c'era nella sperimentazione. Questo signore ha cominciato a gennaio, fine gennaio del 2020. Sono più di 4 anni. Tutti vanno in bicicletta, ha fatto il giro delle isole Frisone con l'infusore l'estate scorsa, con la moglie. Ora, è chiaro che non è la soluzione di tutti i mali, perché anche questo sistema, diciamo, la levodopa e basta, adesso lui vorrebbe fare l'impianto degli elettrodi, farà probabilmente, perché dopo quasi 4 anni e mezzo, cioè, tanti anni di Parkinson, anche se è giovane, però preferibile, vorrebbe avere un sistema che gli permette di stare bene senza infusione. Però questo sistema, per esempio, noi abbiamo implementato anche in persone che hanno delle forme di parkinsonismo. Anche qui però, vedete, si utilizza un piccolo aghino, anche qui però c'è un piccolo punto interrogativo, perché non tutte le USL vogliono comprare questo farmaco. Perché? Perché costa un sacco di soldi. E quindi, per esempio, se arriva uno appunto da un'altra USL, devo prima verificare se quell'ospedale è d'accordo ad acquistarla per lui, altrimenti il mio ospedale deve comprarla e pagarla per tutti. Questo è un problema. Le strutture che per esempio non hanno tanti pazienti, questo limita di molto l'utilizzo di questo trattamento. Quindi io devo fare un ordine e devo aspettare un mese o due, partiamo da 80 persone, siamo riusciti a partire con 5-6 pazienti, però noi per esempio, ho dovuto dire all'ospedale, quest'anno più di 15-16 non ne faremo, perché altrimenti i costi aumentano troppo. Ma in realtà è tutto, diciamo, una falsa percezione, perché i costi in realtà, diciamo, non sono poi, sono alti, perché costa, viene a costare 25.000 euro a paziente, sì, però rispetto a quello che costa, quanto vale la qualità di vita di una persona, quanto vale svegliarsi la mattina e non avere bisogno di nessuno che ti aiuta, andare in bagno ed essere autonomo,
Questo purtroppo non lo capiscono, perché, ed è una battaglia che secondo me dovete anche voi spingere e far rendere nota. Quanto più, una delle cose veramente che mi ha scioccato è quando ho partecipato a una riunione, c'è un altro farmaco che doveva essere messo in commercio in Europa, che c'è negli Stati Uniti e, non, e in Giappone, ma non in Europa, e in una riunione a livello europeo dissero: vabbè, ma questo allunga, diciamo, il periodo di onda di beneficio di solo 40 minuti. Alla fine 40 minuti non sono niente in una giornata. Dico, vabbè, però di tutto, scusate, perché io, diciamo, per me 40 minuti sono tanti. Cioè, dipende se ce l'hai tu i 40 minuti. Perché se non ce li hai, se non ti è mai capitato di essere bloccato per 40 minuti, 40 minuti in più di mobilità al giorno, alla fine dell'anno, sono tante ore. Però non le conta nessuno. Io dico, su questo voi dovete, ci vuole una campagna. Il movimento, la bicicletta, è tutto bellissimo, però noi dobbiamo far capire che effettivamente ci vogliono delle strutture specializzate, bisogna costruire le reti nel territorio, che non ci sia difformità nel trattamento, che le scelte siano condivise. Poi esisteranno sempre i centri più avanzati. Quando pensi alla stimolazione cerebrale profonda, è chiaro che lì ci vuole una tecnica, ci vuole un neurochirurgo che mette questi elettrodi, vedete, in queste due piccole strutture profonde che stanno profondamente nel cervello, bisogna saper gestire le complicazioni delle fasi iniziali. C'è tutta una metodica, una procedura che ovviamente non tutti possono fare. E questo ci sta, che ci siano delle strutture accreditate per farlo. Però, dico, a un certo punto, questi sistemi nuovi che vedete permettono di registrare quello che succede nel cervello delle persone quando sono in crisi e come cambia l'attività elettrica del cervello quando invece il sistema funziona. Vedete che c'è. Quando voi siete, fate questo movimento e siete in off, il vostro cervello spara, ha un'attività elettrica che con la stimolazione accesa viene corretta e vi permette, senza terapia, di modificarlo. Poter vedere questo qui realmente, misurarlo, è una cosa incredibile. È chiaro che però, diciamo, ci vuole avere questi sistemi che registrano e che ti consentono, hanno a breve, penso, anche di intervenire quando serve, perché possono registrare nel tempo l'attività elettrica normale e correggerla, è una cosa che effettivamente è molto importante. Capisco che non tutti i centri possono offrire questa metodica, però creare una rete, ripeto, come succede la rete dei tumori che funziona per fare la radioterapia, non è che la puoi fare anche vicino casa perché più o meno è stato tarato, avere un numero di medici competenti che sa gestire questi sistemi, dobbiamo impegnarci e batterci affinché questo accada, perché Parkinson realmente è una malattia unica. L'unica altra patologia, l'unico altro settore simile è la cardiologia, dove i cardiologi hanno la parte farmacologica e la parte interventistica con dei sistemi. E questa, volevo solo rendervi consapevoli che si aggiungeranno altri metodi. Noi stiamo lavorando insieme alla Bayer, quella che fa l'aspirina, e a un'azienda americana per portare, che hanno già fatto la prima fase, la sperimentazione delle cellule staminali, di nuovo renderla operativa. Spero che l'Italia verrà selezionata come nazione dove testarlo, ma quindi immaginate un ulteriore livello di complessità. E non finisce qui, perché questa stessa azienda, la Bayer, ha comprato un'altra azienda della California che sta facendo una sperimentazione per iniettare dei fattori trofici nel cervello e far vivere più a lungo le cellule che sono ammalate. Quindi dico, noi ci troviamo in una condizione dove non solo il pregresso, ma anche tutto nuove terapie di cellule staminali tornano, terapie geniche tornano, i trattamenti che modificano. Tutto questo chiaramente implica che il medico, e qui concludo così magari possiamo parlare un po', sia consapevole dell'importanza di gestire queste persone che hanno il Parkinson, di offrirgli trattamenti migliori quando servono. I trattamenti migliori riguardano tutte le terapie avanzate che siano effettivamente implementate e rimborsate senza discriminazione, dico, neanche di non parlo di nazione, neanche di regione, ma di territorio, perché se io abito 10 chilometri
da Padova, adesso faccio l'esempio di Padova perché se abiti a Stracchi, in provincia di Venezia, non te lo posso comprare teoricamente. Se abiti a Padova, glielo posso comprare. È assurdo questo tipo. Però è questo, la mancanza di un coordinamento a livello regionale, di un impegno, della consapevolezza da parte dei nostri politici, fa sì che poi alla fine i direttori generali decidano arbitrariamente. E credo che tutto questo diventerà ancora più complesso nel momento in cui, vedete, noi stiamo lavorando per mettere, avere un approccio integrato che però prevede anche tutta una serie di marker, che adesso non abbiamo tempo di discutere, quasi un po' starata, che riguarda anche la possibilità di avere un esame genetico per le forme genetiche che hanno terapia specifica, di fare degli esami strumentali che siano possibili, di raccogliere, di fare gli esami anche di neuroimmagine che siano importanti dovunque, di utilizzare dei marcatori nel plasma, perché noi stiamo lavorando, cioè noi, moltissimi altri nel mondo, per trovare un esame del sangue che te lo fa diagnosticare il Parkinson. E io credo che nei prossimi 2-3 anni ci stiamo arrivando, ci sono già i primi risultati, e quello cambierà tutto, perché ci sarà un sacco di gente che sa che lo potrà avere con buona probabilità, e quelle persone vorranno una terapia. Lo so che molti di voi già ce l'hanno da tanti anni, e quindi giustamente è importante sapere, ma anche i vostri figli, i vostri nipoti, che potranno ammalarsi, vogliono sapere che esiste la possibilità di prevenirlo. Prevenirlo significa diagnosticarlo prima che ti venga inserito.